È molto importante per un paziente affetto da insufficienza mitralica severa avere un'opzione interventistica transcatetere. L'insufficienza mitralica è una patologia estremamente diffusa nel mondo occidentale, colpisce più di 4 milioni di pazienti, di questi il 10% è ultra 75enne. La presenza di un'insufficienza mitralica nell'ambito di una cardiopatia compromette molto la prognosi dei pazienti e anche la loro qualità di vita. E questo lo fa indipendentemente dal fatto che l'insufficienza mitralica riconosca un'origine legata a una patologia primitiva della valvola o anche una patologia che colpisce primitivamente il ventricolo e si riflette solo in modo secondario sulla valvola. In questi contesti il grado di insufficienza compromette la quantità di vita e in modo proporzionale all'entità dell'insufficienza. In pratica, in più la valvola è insufficiente, peggiore sarà l'aspettativa di vita dei nostri pazienti. In questi termini, questa correlazione è indipendente sia dal tipo di insufficienza valvolare, che sia degenerativa o funzionale, sia dalla frazione d'eiezione, quindi dalla forza contrattile del cuore che abbiamo in considerazione. La chirurgia è il gold standard per il trattamento di questi tipi di vizi valvolari. Ma nonostante la chirurgia mitralica impegni per un decimo degli interventi chirurgici, questa risulta essere non sufficiente in quanto c'è una popolazione molto vasta di pazienti che non afferisce alle cure chirurgiche in quanto è affetta da pluripatologie con un rischio operatorio estremamente elevato. Per questi pazienti è importante sapere che esiste una strategia interventistica non chirurgica percutanea di riparazione della valvola e le possibilità sono più di una. Esiste delle strategie che hanno come target l'avvicinamento dei lembi valvolari e si chiamano strategie di correzione edge to edge o di anuloplastiche dirette o indirette che hanno l'obiettivo di ridurre le dimensioni dell'annulus mitralico e avvicinare i lembi valvolari e ridurre in modo significativo l'entità dell'insufficienza. L'obiettivo è avere delle strategie mini-invasive, efficaci e che hanno un basso rischio operatorio in acuto. È molto importante il ruolo dell'ecocardiografia nello screening e nella pianificazione di un intervento di riparazione della tricuspide. Sappiamo bene che la tricuspide è stata una valvola un po' trascurata negli ultimi tempi, tanto da meritarsi il nome di valvola dimenticata. Ma le luci dei riflettori si sono accese dal momento in cui è stato possibile procedere a un tipo di intervento di correzione percutaneo. E questo ha reso necessario la definizione diagnostica di proiezioni standard che rendessero l'intervento pianificabile ed eseguibile durante la procedura. L'ecocardiografia è molto difficile da eseguire nella visualizzazione della tricuspide perché le proiezioni da usare sono spesso non quelle canoniche che vengono eseguite nell'ambito dello screening per altre valvulopatie o per altri problemi durante un esame transesofageo. Ma la definizione dell'anatomia, del vizio valvolare, della struttura sottovalvolare, della funzione del ventricolo destro e delle sue dimensioni sono indispensabili per poter procedere poi con modo efficace e con successo accettabile alla procedura di riparazione transcatetere. È difficile fare previsioni sulla tempistica in cui avremo a disposizione gli strumenti per trattare un paziente con un rischio chirurgico intermedio. Sicuramente gli strumenti che abbiamo attualmente a disposizione ci consentono di trattare efficacemente valvole che fino a pochi anni fa era impossibile pensare di trattare, ma trattare un paziente a medio rischio significa anche offrirgli una possibilità terapeutica a lungo termine efficace e a basso rischio. In questo momento abbiamo a disposizione degli strumenti estremamente efficaci per la riparazione della valvola, che hanno come target l'avvicinamento dei lembi valvolari o la riduzione dell'annulus. I dispositivi che abbiamo a disposizione al momento e l'esperienza che stiamo maturando nel trattamento dei pazienti ad alto rischio ci consentirà un domani, quando anche le valvole avranno il loro ruolo in questo setting di pazienti, di affrontare, di trattare, di proporre una procedura mitralica anche a pazienti con un rischio chirurgico intermedio.